Lunedì 7 ottobre. Nella zona della ferrovia la situazione è preoccupante. Non usa giri di parole il questore di Napoli Antonio De Jesu per raccontare il suo punto di vista su quello che sta avvenendo soprattutto nelle ore serali in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe tra risse, aggressioni, rapine e tentativi di sfuggito. A partire dalle prossime ore, annuncio il questore, la zona della ferrovia verrà investita da un'azione massiva. Saremo in massa sul territorio, replicheremo l'operazione che abbiamo già fatto ad agosto con il contributo dei carabinieri e della polizia municipale. Mostreremo che lì, come in tutte le altre zone di Napoli, non si può delinquere e pensare di farla franca, annuncia il questore di Napoli. Ieri sera, nei pressi della stazione centrale, ennesima rissa a colpi di bottiglia tra cittadini stranieri con intervento della polizia. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione e per estorsione aggravata da finalità mafiose emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di Francesco Mazzocchi, 45 anni, di Poggio Reale, già noto alle forze dell'ordine, anche per reati specifici. Negli ultimi tre mesi, sicuro che nessuno lo avrebbe denunciato, si era presentato a volto scoperto e alla guida del suo scooter per ben tre volte in un cantiere per la ristrutturazione e manutenzione di un condominio nel quartiere Arenella. Le prime due volte gli era andata male, il titolare non era presente, la terza volta invece aveva trovato il professionista e lo aveva costretto a consegnare 100 euro per alcune magliette di scarsa fattura e qualità e di taglia spropositata in relazione alla corporatura degli operai, acquisto che aveva imposto al malcapitato presentandosi come emissario del clan operante sulla zona. I carabinieri lo hanno localizzato a Scampia e dopo averlo tratto in arresto lo hanno tradotto nel centro penitenziario di Secondigliano. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno individuato a Scafati una centrale clandestina dedita alla trasmissione abusiva di programmi televisivi a pagamento. I responsabili, due coniugi con una pregressa e valida esperienza nel settore delle installazioni di TV satellitari, avevano creato una sofisticata infrastruttura di decodifica del segnale criptato di Sky e Mediaset Premium, che garantiva ad oltre 1000 utenti, sia privati che esercizi commerciali, la visione low cost dei palinsesti delle note pay TV. Con un abbonamento mensile di soli 15 euro, gli utenti pirata avevano la possibilità di accedere liberamente e senza limitazioni ai contenuti offerti da entrambe le pay TV. I due sono stati denunciati dai finanzieri che hanno sequestrato 84 decoder, 3 computer, vari hard disk e telefoni cellulari. Un vecchio opificio dismesso era la base di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi a Cercola nel Napoletano. Un'area di circa 2000 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della locale tenenza e dai colleghi del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico di Napoli. Nella vecchia fabbrica tessile c'era di tutto: rifiuti ingombranti, divani, sedie, tavoli, calcinacci provenienti da scarti di materiale di edilizia, abbigliamento, plastica, pneumatici di vario tipo, vernici, marmitte, batterie di auto, ferro, interi veicoli in disuso, lastre di cemento e parti di armato. Il proprietario dell'area è stato denunciato. Hanno estratto 7 kg di datteri di mare nelle acque circostanti gli scogli di Pietre sul Mare, in provincia di Salerno, noti come i due fratelli. Per questo, per il grave danno ambientale messo in atto in una delle località simbolo della costiera amalfitana, la Guardia di Finanza di Salerno, sezione operativa navale, ha denunciato una persona ed ha sequestrato il pescato. L'uomo dovrà rispondere dei reati di danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali, oltre che delle specifiche violazioni amministrative in materia di pesca. Il pescato, dopo essere stato esaminato dal personale sanitario dell'ASL di Salerno, è stato reimmesso nell'habitat marino. Momenti di paura ieri pomeriggio a Ischia, quando un aliscafo dell'Ali Lauro proveniente da Napoli all'arrivo sull'Isola Verde ha urtato contro la banchina di attracco del porto. L'incidente non ha causato feriti. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e l'aliscafo ha poi dovuto interrompere la sua corsa, non potendo proseguire per la destinazione finale, che era Forio. In seguito all'impatto con la banchina si è verificato un principio di incendio in sala e spento rapidamente. Sono intervenuti i militari della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Alla prossima. Appuntamento alla prossima edizione.